Sono arrivata a Pisa. Questo è l'aeroporto piccolissimo, carinissimo di Pisa. Non sono così tutta entusiasta perché sono arrivata con 3 ore di ritardo e sono qui aspettando Lorenzo che mi viene a prendere. Dovevo prendere i mezzi e andare a Forte dei Marmi, invece con tutto questo ritardo mi viene lui a prendere. 24 ore in Liguria. Niente, aspetto Lorenzo, magari andiamo a bere qualcosa a Forte dei Marmi e vi farò vedere un po' domani i bei posti che ci sono in queste zone. Questi sono quelli che vivono lì in quella terrazzetta. Turisti per caso. Allora, prima di tutto faccio questo video, ma mi vergogno perché Lorenzo è qua davanti a me. Poi volevo dire che siamo qua in questo posto meraviglioso, a Rio Maggiore, e ti sembra che fra un po' vieni fuori dall'acqua Luca. Avete guardato Luca del film animazione della Pixar? Bellissimo, è proprio ambientato qua nelle Cinque Terre. Comunque le terre sono 5, che io non lo sapevo, però dopo vi spiego. E volevamo visitare tutte le 5, però non visitiamo una che si chiama Corniglia, perché è quella non sul mare, perché alto. Non ha la vista sul mare, è in alto e dobbiamo prendere il treno e anche una navetta, non ci andiamo in quella, anche perché devo essere sincera, vi racconto che non mi sento tanto bene, non sto tanto bene, ho la testa che insomma non sto tanto bene, fa tanto caldo, quindi evitiamo quella Corniglia, mi dispiace. 2 minuti di treno da Rio Maggiore a Manarola. Proposta di matrimonio? Ah no. Dopo la camminatina in centro arrivi qua, dove c'è il mondo di gente, perché è chiaro, oggi è domenica, quindi capirai, non è un giorno ideale per fare un giro turistico, ma va bene così, perfetto. Meraviglioso.
Abbiamo prenotato questo ristorante qui a Vernazza, in un posto molto alto. Io, guarda, sto male. Sto male perché sto male, non sto bene, ho mal di testa, mi scoppia la testa, fa caldissimo, devono esserci 30 gradi e quindi sono ferma qua, 5 minuti. Abbiamo mangiato benissimo, siamo stati da Dio, adesso sono andati via tutti e il ristorante è solo nostro. Abbiamo volato il drone e ci stiamo godendo una bella brisa che arriva dal mare e guardiamo il paesaggio. Allora, come avete visto, siamo a Vernazza. Siamo saliti tutta questa cosa, è stata lunghissima, abbiamo già finito di mangiare, guarda la vista, ci sono i lucchetti. E ci chiedevamo, no? Siamo stati un bel paio d'ore a chiacchierare là con Matteo, come fanno a portare su tutti i fusti della birra, l'acqua, tutte le cose che servono per il ristorante. Ecco qua, una specie di trattore che proprio, cioè, lo portano a mano, nel senso, lo guidano da qua. Qua c'è il freno, deve esserci le marce, non so, acceleri e vai su con questo a trattore a portare tutte le cose al ristorante. Finito qua, una breve corta storia. Ciao! Ah, questo c'ha la bandiera dell'Inghilterra, qua c'è una casetta qua che la puoi affittare con Airbnb. Ha detto che c'è una casa anche qua dentro questa torre. Guarda che bello con queste ombre. Ok, per finire siamo venuti a Monte Rosso al mare. Abbiamo fatto il bagno e praticamente da Vernazza siamo partiti come due delinquenti, perché ho cercato di fare un altro volo, siamo andati giù in centro, bellissima, stupenda, e volevo fare un altro volo, mentre proprio ho decollato il drone ho visto una poliziotta molto giovane e lei aveva detto no, non si può, insomma,
so che dopo aveva chiamato, penso, qualche suo collega, qualche superiore, e Lorenzo ha detto andiamo via subito, perché secondo me magari voleva prenderci, darci la multa, e rischiamo anche una notte in galera. Non si può volare i droni qua, da nessuna parte, vietato. Prima che mi dimentico di nuovo, le 5 Terre sono queste qua: Monte Rosso, Vernassa, che eravamo prima, poi lì quella in alto, facciamo un zoom, è Corniglia, se vedete quella in alto, Corniglia, poi Manarola e poi là in fondo Rio Maggiore. E ce l'ho fatta, mi sono ricordata tutti i nomi, va bene? Qua siamo, abbiamo fatto tutti tranne Corniglia, quella alta lì, che dico sempre Cornovale. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Grazie Lorenzo. Grazie.